A giudicare dai grandi titoli che sono usciti, tutti monotematici, il Giappone feudale è tornato di moda nel periodo 2019-2020, a cominciare da Sekiro, Shadow Die Twice, Nioh, Nioh 2 e naturalmente il titolo che andremo ad approfondire oggi, Ghost of Tsushima. Se dal primo teaser il gioco non ci aveva minimamente colpito e molti di noi avevano deciso di snobbarlo, Ghost of Tsushima è una piacevole sorpresa al quasi imminente canto del cigno della PS4. Ghost of Tsushima è dei Sucker Punch Production, i quali volevano proporre un gioco di stampo narrativo open world, con elementi action nello sword play e un solido comparto stealth, durante le invasioni mongole nel XIII secolo, un periodo spesso ignorato rispetto alle più classiche ambientazioni del periodo Sengoku, svoltesi dal XV al XVII secolo. Trama e ambientazione, per quanto sempre affascinanti, risultano estremamente lineari e spesso diluite in dialoghi superflui, non ispirati, e che accompagna una storia che via via va a perdere di mordente, soprattutto se l'avventura è affrontata con il linguaggio italiano, che per quanto con una localizzazione ben fatta e un'ottima recitazione da parte dei doppiatori italiani, risulta estremamente fuori luogo. In altre parole, vi consigliamo di giocarlo con l'audio in giapponese sottotitolato in italiano. Il grip principale che ci ha tenuti incollati è il gameplay. Sono state fuse meccaniche di altri capostipiti del genere come Zelda, Horizon Zero Dawn, la serie di Far Cry, Assassin's Creed e Shenmue. Per esempio, è possibile cambiare il ciclo giorno-notte come succede in Ocarina of Time, o si può sfruttare un punto di osservazione per decidere una strategia per la conquista di un avamposto e così via. Come da regola, ogni open world non è completo senza una moltitudine di subquest, collezionabili, minigiochi e punti di interesse, raggiungibili grazie a un'attenta osservazione del background e del vento, il quale però non è altro che un sistema chip che sfrutta l'amore del fanboy della cultura giapponese, la poesia e la lore, di rivedere il classico GPS sulla mappa di qualunque open world. Nonostante la mappa permetta di superare difese architettoniche, se un avamposto va affrontato di trama e non si è ancora giunto a quel momento, non sarà possibile affrontarlo. Motivo: muri invisibili e lunghe schermate nere di caricamento nel caso riuscissimo a superare queste barriere architettoniche di programmazione. O è possibile fare una sorta di scelta di dialoghi che modificheranno l'andamento di eventi nella trama, componendo sonetti, come è stato visto nella serie di The Witcher, e ognuno di questi piccoli gesti ci andrà ad allungare la nostra barra degli HP, quindi non si ha quasi mai la sensazione di perdita di tempo. Si spera sempre che il gioco scoppi in qualcosa di più. Nonostante il connubio tra le cose da fare sia classico e funzionante, questo non avviene. La ripetitività con il quale la campagna è costruita è estremamente visibile, riducibile in chiacchiera, passeggiata o investigazione che sfoci in un combattimento a orde o con un boss. Parlando dei boss, per quanto registicamente gli scontri siano ben presentati, il gameplay non è uno dei migliori. Colpevole una telecamera troppo vicina alle spalle del protagonista, Jin, che nei combattimenti normali si allontana, ma è ostica soprattutto agli inizi da padroneggiare, con l'impossibilità di loccare un nemico e lo sword play incredibilmente sbilanciato. Ben prima della metà del finale della campagna è già possibile superare qualunque nemico, grazie a un fornito moveset di abilità da lancio, melee e stealth che si possono sbloccare in tre rami distinti. È possibile cambiare stance per affrontare nemici più resistenti o scudo muniti, lanciare armi a distanza, addirittura se non si sbagliano parate, attacchi per qualche tempo, è possibile andare in una sorta di modalità berserk, dove questa ti rende molto più forte e immortale per una decina di secondi. Per quanto riguarda lo stealth, hanno scelto di usare lo stile più basico e completo del genere. Peccato che l'intelligenza artificiale dei nemici si possa rompere facilmente, uccidendo anche con esplosivi i nemici e poi nascondendosi, e nel tempo di 2 secondi i mongoli si saranno già dimenticati di voi, permettendovi di fare stragi di eserciti senza mai far scattare un allarme. Ma per quanto questo sia un limite del gioco, sta al giocatore di scegliere se essere onesto o furbetto. Per quanti problemi abbia il sistema di combattimento, l'abbiamo trovato estremamente divertente e ci ha fatto piacere scoprire che non esiste un ramo predominante rispetto agli altri. È possibile giocare con tutti i rami leggermente incompleti, il che ci rende incredibilmente eclettici in qualunque disciplina, o decidere di giocare esclusivamente stealth, e il gioco è comunque perfettamente affrontabile. Graficamente il gioco non è assolutamente entusiasmante, un incrocio tra un fotorealismo e cartunoso con palette di colori sature ma poco definite, decisamente inferiore rispetto a molti altri titoli delle stesse categorie estremamente più memorabili. Ugualmente per il comparto sonoro, certamente gradevoli gli accompagnamenti di tamburo
oscuri e flauti, ma assolutamente poco longevi e memorabili. In conclusione, Ghost of Tsushima è un gioco con meccaniche solide, che però non porta niente di nuovo a livello di gameplay, con una trama non avvincente e una longevità veramente esigua, con rari momenti di spicco e notevoli errori che facilmente si potevano evitare, grazie forse alle grandi aspettative alla quale i Sucker Punch miravano pur volendo accontentare tutti. Speriamo che Sucker Punch abbia il coraggio di portare un seguito di questa nuova IP, piacevole ma attualmente mediocre, e che impari a correggere i suoi errori. In quel caso, se mai uscisse un Ghost of Tsushima 2, con tutti i giusti accorgimenti potrebbe diventare un classico senza tempo. Normalmente siamo piuttosto generosi per quanto riguarda il voto generico di un titolo, e se il gioco avesse avuto tutto circa perfetto, di ufficio gli avremmo dato un 7. Ma considerando problemi tecnici, level, game, art design, il gioco non si merita altro che un 4,5. Abbondante 5 su 10. Ma non fraintendete, vi esordiamo a provare il titolo, a meno che voi non abbiate un rigetto per il genere open world. Il gioco si lascia giocare, solo che per essere un IP ad alto budget avrebbe dovuto avere standard molto più alti.